Io fermo, non ci sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' mi acchitterò e me ne andrò in città, già. E poi laggiù tanta scena farò, ogni gatta che mi vedrà dirà: ma che bel micione, che simpaticone. Quello è Romeo, è il meglio del Colosseo. Ho deciso di iniziare così questo episodio per citarvi uno dei passi, secondo me, più significativi della letteratura italiana, Romeo, er meglio del Colosseo. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio secondo canale, oggi 25esimo, se non sbaglio, appuntamento con Pokémon Blanco, che ricordo, meno male, che siamo italiani e non spagnoli. Siamo tornati qui per proseguire le magiche avventure di Gennaro nella nostra regione preferita, ovviamente dopo la Calabria. Stiamo parlando di Unima, ma soprattutto Unima. Prima di iniziare ovviamente vi chiedo un like, vi chiedo un commento, nei commenti scrivetemi quanti soldi mi dareste per fare l'amore con voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, siamo vicini a 230.000 iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi, sotto c'è il super grazie, se volete darmi dei soldi potete farlo, da 1 euro a 100.000, se è 100.000 e 1 euro non li accetterò, ve li ridarò. Detto questo io vi do il bendornato caro amico, nella incredibile avventura di Unima di Gennaro. Ovviamente c'è un raffreddore, non sta più a per culo nessuno. Allora, l'altra volta ci eravamo fermati qua, in questo luogo nefasto. Non proseguiremo oggi ovviamente questa situazione, non mi sono letteralmente mosso. Dal punto in cui vi ho lasciato l'altro ieri, però oggi ho un piano. Io purtroppo non so né leggere né scrivere, quindi non sapendo fare queste cose andrò a caso. Io sono abbastanza convinto che c'è la forte possibilità che mi potrebbe servire Patrat, er Pokémon che taglia tutto. Patrat, er Pokémon che tagliat. Boh, vabbè, toglierei Smaug. Boraccio, è un dragone gigante, viene distrutto ogni volta perché è inutile. Tra l'altro, l'altra volta, l'altro ieri, per chi non si è visto l'episodio, magari temore un parente stretto, un po' abbiamo livellato i Pokémon, vedete? Cioè, Masseo a 70, sì, devo fermasse. Basta usare Masseo, raga. Veramente basta usare Masseo. Ovviamente, Franklin. No, che fa? Che fa? I Serfi, ha inondato un posto. Ovviamente, Franklin e Patrat sono più inutili degli altri, ma sti cazzi. Oggi, qual è il piano del giorno? Innanzitutto, fatemi sapere. Sapere come state, che avete fatto quest'oggi e ieri e domani a Capodanno, che fate? Se becchiamo, dai. Oggi importante perché oggi secondo me abbiamo tre, e non dico due, non dico quattro, ma sono tre zone da visitare, da rivisitare. Anzi, una è da visitare proprio, che è questa, sì, che non ci siamo mai andate. La cava Ponentopoli. Io ci ero andato alla cava di Ponente perché avevo preso, come si chiama? Mi viene l'Arvitar. Sta piove. Arriverà l'episodio in cui andiamo a catturare gli stronzi. Raga, ve lo prometto. Arriva, arriva. Allora, la cava del ponente. Che è imponente. Dove cazzo si andava? Di sopra. Mi sono perso. Io mi ricordo che c'è una zona in cui si fa surf. Perché io avevo catturato questo Pokémon che poi è diventato Smaug, no? Oddio, ma quello strumento? Sai che dovremmo fare. Ma sei pazzo? Volendo puntura, dovremmo fare un episodio in cui andiamo in giro a caso a fa surf e basta. Non so convintissimo di quello che sto a fare, eh. Non mi ricordo dov'è, perché io vi stavo dicendo, ci sono andato. Altro strumento. Per pre. Eccola lì. Oh, sciarpa seta. C'era andato per prendere il Pokémon che poi si è trasformato in Smaug, che in realtà è stato inutile. Infatti, molti mi hanno detto: ma dove cazzo hai preso? L'ho preso, l'ho preso. Come ci arrivavo, scusami? Frate, mio Cristo! Che redime! Non redimermi. Ok, ci siamo. Non so sinceramente che cosa ci sia all'interno della cava Ponentopoli, a parte il Pokémon che ho preso. Però è una zona che non abbiamo esplorato, quindi io la esplorerei. Forza ce l'ho, surf ce l'ho, cascata ce l'ho, taglio ce l'ho. Non c'ho flash, ma c'ho tutto il resto. Infatti, come vedete. Perché è rotta? Perché. Perché c'ha queste linee? Ma che è? Ma queste già ci ho fatte a botte? Ma giù c'ero già andato. Nel video in cui che non vi avevo fatto vedere, già ci ero andato per catturare il figlio di puttana perché non lo trovavo. Ma ho fatto il giro? Ma ho fatto il giro? Ma è solo questa? Ma non può essere solo questa. Ah no, là sopra si sale, oh. Ma sono un coglione. E che cazzo? Dicevo, infatti, com'è possibile? Io ho visto solo. Infatti, ho visto solo il piano di sotto io. Ma questa è un'avventura che prosegue. Ma non so perché è tutto rotto. Perché Gennaro sta sprigionando energia oscura dalla sua testa? Che fai, Gennaro? Allora, unisci l'unibile. Bravo, unisci tutto l'unibile. Aspetta, che prima di salire là, però, c'è tutto il passo dietro, eh. C'è il passo Carraio, che questo sicuramente palese. Palese. Boh, vabbè, sti cazzi, vediamo. Allora, ah, ma prosegue, eh. È la storia che prosegue, Dragon Ball GT. Questo è importantissimo. Nero Pietra, sì, basta, dammi ste cose, basta. Tu sei.
Che fai? Nonostante la tua giovane età hai una forza notevole. Una persona come te, sì, forse potresti. Vuoi ascoltare le storie di questo povero vecchio? Assolutamente sì. Un tempo i Pokémon e gli uomini abitavano in luoghi separati. Già la sappiamo questa storia. Gli uomini diedero inizio a una guerra che finì per avvolgere in fiamme impetuose la foresta dove vivevano i Pokémon. Ah, fighissimo. Circondati da fuoco e fumo, i Pokémon si ritrovarono senza alcuna via di scampo. In quel momento apparvero i leggendari Cobalion, Terrakion e Virizion. Mazza che nomi brutti. Terrakion con la sua forza colossale distrusse la roccia che ostruiva la via di fuga. Virizion con la sua agilità difese i Pokémon dalle scintille di fuoco. Ma soprattutto Cobalion guidò fuori dalla foresta in fiamme i Pokémon terrorizzati. Holy shit, è una lore, eh. Dispersero i responsabili della guerra. Che significa? L'hanno fatti scappare? I malvagi intimiditi dai tre Pokémon seppellirono infine l'ascia di guerra. E beh, grazie al cazzo. I tre Pokémon avevano capito che finché gli uomini non avessero smesso una volta per tutte di combattere, non ci sarebbe stata pace neanche per i Pokémon. E che il mondo sarebbe andato in rovina. C'hanno ragione sti tre Pokémon. Ma perché me lo stai raccontando? Li devo catturare ora? Non lasciarono mai più il luogo in cui si erano rifugiati e con il tempo diventarono leggenda. Holy shit. Quindi è questa la grotta della leggenda? Di Cobalion, Virizion e Terrone? Io ho continuato a cercarli per anni. Beh, forse sono un pippone. Ho scoperto che si trovano in fondo a questa cava. Holy shit. I tre Pokémon non si fidano degli esseri umani. Appena qualcuno cerca di avvicinarsi lo attaccano. Oh no, sono... Non mi dica che sono erranti anche loro. Tento che tu potresti mostrare ai tre Pokémon questa fiducia reciproca. Merda, sì. Merda, sì. Leggendario inaspettato? Così? Me lo dici così senza senso? Ma questo che è? Ah, no, da qua ci sono arrivato. È leggendario... Non sapevo. Perché ho letto ovviamente il commento della gente che mi diceva cattura questi tre. Non pensavo fossero tutti e tre qui dentro. Ma a parte è impossibile questa cosa, che non possono essere tutti e tre qua dentro. È impossibile. Un'altra caramella rara, meno male. Bella, bella, bella per te. Oddio! Ma è un nano! Ma è un cane! Ma sono tre cani! Mi stai a dire che sono tre cani che errano? Cioè vanno in giro? Frate, te prego, mi sto impazzendo. Ok. Frate, io non ti conosco, io non so chi sei. Ma a te scopo pure se non so gay. Stai a scherzare? Ma lo devo catturare o scappa? Ah, ma così, la lotta leggera... Ma chi è? Ma di tutti... Ma di tutti i colori. Di tutti i colori l'hai dovuto fa' blu. Che pare che sta in pigiama. Frate, ma arte qua... Ma sono tutti scarsi. Cioè, se io faccio... Mo, per prova, tanto abbiamo salvato. Lo massacro. Mazza quanto godo. Vabbè, la stecca all'infinito, frate. Uno, due, tre, boom, subito. Se lo prendevo con una Pokéball, impazzivo. Proviamo la Velox Ball per il meme. Ma quindi lui è leggendario? È ufficialmente la cattura della leggenda della velocità? Ma non vierò mai. Dovrei paralizzare. Ma saperlo prima. Non c'ho niente che paralizza, mo. C'ho solo un modo. Fa entrare la luce e spera che, se, che non si avvelena, ma che si paralizzi. Paralizzate. Si è addormito. Godo. Madonna, Luce, tu sei il vero leggendario. Il fungo leggendario. Frate, adesso dorme. È impossibile che esca da questa Pokéball. Ultra Ball, scusami. Uno. Due. Oddio. Ah, ma così. Frate, 4 Ultra Ball. La leggenda, il Pokémon che ha scacciato gli umani responsabili di una guerra millenaria, è stato catturato con 4 Ultra Ball mentre dorme. Ha un corpo e uno spirito d'acciaio. Gli basta uno sguardo per farsi ubbidire anche dai Pokémon più feroci. Ah, feroci. E mo? Vuoi dare un soprannome? A Cobalion? Chiami feroci. Che è de più de uno. Oddio, il signore! Frate, ti sei perso la lotta che stavi aspettando da anni. Cobalion ha capito che nel mondo attuale Pokémon ed esseri umani vivono aiutandosi a vicenda. Non l'ha capito, l'ho costretto. Immagino che anche Cobalion abbia voglia di vivere accanto a te, non mi pare. Ora che Cobalion ha capito i tuoi sentimenti, li trasmetterà anche agli altri due. E dove sono gli altri due? Solo allora spariranno gli ostacoli che Terrakion e Virizion hanno creato per tenere lontani gli esseri umani, va bene? Ok. Ma mi stanno aspettando dove? Quanto sei lento! Secondo me adesso spuntano da qualche parte e sono erranti loro. Per forza, frate. Che tu fate? Uscì adesso. Non c'è nient'altro da fare. Se mi dice che mi stanno aspettando, quindi me li ritroverò davanti all'improvviso, secondo me. Magari uscendo. Proviamo a tornare in superficie, anche se li scendi in realtà. Usciamo, vediamo che succede. Magari ce lo troviamo davanti. Ma che vuol dire? Quando stanno? Girovagano? Sono un attimo in difficoltà. Non so precisamente io dove debba andarli a recuperare gli altri due stronzi, eh. Ok, uno su tre l'avevamo preso. Frate, ma sembra che mi segua Tundurus. C'è Tundurus, eh? Oppure piove e basta, dici? Magari piove e basta e noi stiamo qua a cercare il Pokémon della leggenda della tempesta alata. Ma non credo esista. Vediamo se sta qua. T'ho detto, sì, sono il mago. E tanto non posso fare niente, perché non posso veramente fare niente. Io quando lo incontro così provo... Mi sono sbagliato. Volevo lanciare una Velox Ball. Mi sono sbagliato, sono scappato. Allora, parte 2 della giornata. Il fatto che io abbia catturato un Pokémon leggendario è andato oltre i miei piani, perché non era calcolata come roba. Quello che faremo in realtà è prendere volo. C'ho altre due zone che voglio vedere. Torniamo a Sciroccopoli, perché mo, se non ricordo male, noi dovremmo andare, mo ditemi se sbaglio, ma dobbiamo andare al Castello Sepolto. Non c'era tipo una zona che era rimasta incastrata, chiusa? No, frate, te prego. Dai, te prego, frate, non mi fa perdere tempo con questa merda. La strada è giusta.
se non ricordo male, io non vorrei di una cazzata. Poi ci andrò e vediamo adesso, fra un secondo e mezzo. Ma intanto cura i Pokémon, stronzo. Oh, ditemi che sbaglio, ditemi che sono un coglione. Frate, non gliela faccio più. Ma qua c'erano le entrate, no? Non mi ricordo se però... Holy shit! Beh, sì. Aralia, professoressa, che ci fa qui? Gennaro, mi è giunta voce delle statue a forma di Pokémon. Sono venuta a esaminarle. Hai fatto bene, professore. Queste statue in realtà sono altro che dei Darmanitan. Quando dormono si induriscono e diventano così. Ah, è proprio come il mio pene. Secondo i miei calcoli queste statue sono qui da circa 2500 anni. Porca troia. Comunque da meno tempo rispetto... Deve essere da allora che i Pokémon si sono addormentati. Mica 3000 anni di sonno? Beati voi. È all'incirca dall'epoca in cui il castello sepolto era ancora un fiorente castello ed è probabile che loro ne fossero a guardia. Maledette guardie, erano le guardie del castello? Questi Pokémon stanno meditando, boh. Se si svegliassero tornerebbero a fare i guardiani del castello. Fammeli svegliare. Oddio, ha lo strumento per svegliare i Darmanitan. Che cos'è? Ma Darmanitan che è? Tipo il padre dei Mkhitaryan. È l'Iramella. Cos'è, una caramella che li fa arrabbiare? Che ci faccio con l'Iramella? Torno al laboratorio. Ma non mi hai dato nessun... Non mi hai detto niente. Vuoi dare l'Iramella? Sì. Oh no! Si sveglia e si lancia subito all'attacco. Ma che cos'è? Ah, ma è l'evoluzione di quello di prima. Cioè questo sono 2500 anni che è fermo a questo stadio evolutivo. Frate, guarda, non te vorrei dire che hai fallito nell'evoluzione. Ma hai fallito nell'evoluzione, frate. Un fallimento totale. Ma non posso svegliarli tutti. Sa che mi servivano Iramelle per tutti. Come cazzo la prendo le altre Iramelle io? Insomma, anche questo castello qui, no? Come ci arrivo di là? Qual è l'entrata di quel posto? Scusa. No, raga, è assurdo. Stai scherzando? Cioè, ci sono varie Iramelle che puoi trovare in vari modi. Una te la dà la professoressa. L'altra la trovi solo in inverno nella palude di Mistraropoli, salendo sulla neve. Un'altra devi battere tutti gli allenatori sulla nave reale ed è sabato. Ma stai scherzando? Ma io non vorrei dire una cazzata. Ma mi servono altre 4 Iramelle. Ma dove le prendo? Non vorrei dire la cazzata delle cazzate. Ma secondo me bisogna trovare prima le Iramelle e poi poter tornare qui. A questo punto immagino. Ci provo a cadere nei buchi, raga. Ma cioè, io continuerò a buttarmi di sotto in modo randomico. Ma non credo di... Ma dove sono arrivato? Ma qui? Ma non c'eravamo già stati? Chi era con Nardo? Ricordo male? No, qui no. Team Plasma? Che fa Michelle sotto copertura? Che succede? Perché c'era un residuo del Team Plasma? Michelle, che fai? Continua a scappare. Accidenti. Fammi a botte. Ma come Team Plasma? Ma che vuole? Ma chi è? È un comandante, un sergente? Seguace, frate. Ma c'hai un Pokémon solo. Ma come Crocodile al 64? Ma è una cifra. Siamo morti. Lo devi fare tutto così, frate. Tutto col volo. Devi essere il re del volo. Il re dell'aria. L'imperatore della portanza, cazzo. Ecco chi devi essere. Morto. È vivo. È vivo. Non voglio più usare Masselsi. Sta al 70. È un livello troppo alto. Mazza quanta esperienza. Ma la impari una mossa di merda. Stavo facendo la guardia per evitare che degli scocciatori come te disturbassero Verdanio mentre cerca un Pokémon. Ah, c'è un saggio. Sono proprio un debole. Stupido, stupido, stupido. Ancora stupido. Un'altra volta stupido. Cazzo coglione. No, stupido coglione. Sta cercando un Pokémon. Ma magari è l'altro Pokémon della leggenda. Come si chiama? Quello di prima? Virizion. No, impossibile sia qui. Cos'è questa stanza? Sto sbagliando qualcosa? What? Ah no, ok. Pensavo fosse un tipo un labirinto. Ok. Ma è un posto stranissimo. Non ci saranno i Pokémon qui, immagino. Sul truciolato sappiamo che ogni tanto i Pokémon appaiono. Ma quanto... Ah, ma stiamo risalendo sopra dopo che siamo scesi. Ah, siamo sulla torre. Ah, qua ci stanno i Pokémon però, eh. Master Ball, dammi una Master Ball, frate. Pippin Max. Oh, carino Pippin Max però, eh. Quanti piani stiamo salendo, bro? Sto dove ero prima? Oh, ma come terremoto? Ma che ci faccio? Sì, sto lì. E ora? No, c'è qualcosa che non va. A meno che non sia questa. No, sì che è questa. Ah no, sì, ho sbagliato. Ho sbagliato? Eh sì che ho sbagliato, sono un coglione. Devo rifare giro? Dove cazzo sta quel tizio che cerca i Pokémon? Ah, ma qua c'è una porta. Ma questa è una porta? Ma com'è una porta? Ah, è un labirinto. Merda, allora c'avevo ragione. Il saggio! Il saggio, come ti chiami Verdanio? Sono qui al castello per catturare Volcarona. Ma l'abbiamo già preso Volcarona e offrirlo a Gacis. Stando a quel che dice il trio oscuro, pare che Gacis al momento sia sparito, vero? Sette saggi, siamo invincibili. Solo quando siamo tutti insieme. Ma che significato ormai tutto ciò? Non lo so. Ma infatti state a fare una roba inutile, non ha senso. Comunque non devo fare botte con te, quindi dov'è? Prendi questo, cos'è? L'aveva dato Gacis. Oh, calmamente. Ho un botto d'MT, c'avevo, però sono contento. Il nostro palazzo, così come il castello, è in rovina, ma c'è una grande differenza. Il castello è ancora testimone di splendori passati. Mentre il nostro palazzo non lascerà alcuna traccia.
Ma da dove sei arrivato, Bellocchio? Scusatemi, appena arriva Bellocchio bisogna diventare di CSI. Dimmi tutto, collega. Racconterei tutto a me, agente della polizia, di io un po' portarlo in caserma a questo fallito. Noi non sappiamo molto né di Gacis né di Napoletano, tranquillo. Non siamo nemmeno sicuri che siano padre e figlio. Ma infatti, se ne ricordiamo, Napoletano comunque ci dissero che è stato cresciuto in quell'ambiente particolare, non che sia effettivamente nato lì. Quindi c'è questo dubbio ancora sul Napoletano. Escludendo Gacis, quanti saggi rimangono? Ancora 4. Oh, li stiamo a trovare a caso, ma li stiamo a trovare, eh. Sono contento. Quindi qua c'è Volcarona. Fammi togliere gli occhiali da guardia. Ah sì, ma scusa, ma Volcarona, sono abbastanza convinto di avercelo, no? E mo che numero è Volcarona? Che cazzo ne so? Ah no, l'Arvesta c'ho. Che cazzo è Volcarona? Ma è uguale all'Arvesta? Ma è lo stesso Pokémon? Ma è leggendario? Ma chi è questo tizio? Fuimp! Ah, Fuimp! Boh, vabbè sì, ma che te devo dire? A che livello sta? Al 500? Ma è l'evoluzione! Arse... Fede, al 70 è sgravato. Al 70 è sgravatissimo. Io te mando il numero 1, te mando il Masseo. Allora, fratello, non devi esagerare. Non lo devi uccidere. Ma non penso che tu riesca a farlo. Allora, adesso... Porco de Dueo, ma sei pazzo? Adesso la tecnica richiede l'ingresso di Alluce, che però non deve più a fuoco. Deve solo paralizzarlo o addormentarlo. Merda, venta argento, però è inutile. Proviamo una Velox Ball per il meme velocizzata. Volcarona, devi entrare. 1, 2, 3... Mortacci. Frate, vabbè, allora. Frate, però ti devi addormentare, paralizzati, fa qualcosa. Comunque, secondo me le cose velocizzate catturano di più. Guarda, adesso non la velocizzo. A parte che la Velox Ball adesso probabilmente è diventata già inutile. E infatti, hai visto? Facciamoci una Ultra Ball. Velocizzato, uno. Ok, vabbè, sarà un bel tumore, sarà un bel tumore. Noi stiamo qua fino a dopodomani, non hai capito, non ci avevo niente da fa. Però oggi doppio a leggenda. Ma lui non è leggendario, sì, non può essere leggendario Volcarona. Però al 70. Proviamo una Timer Ball così. Ma posso dire una Scuro Ball? Cioè è considerata una grotta questa? Secondo me no. Uno, due. La prima Timer Ball della nostra vita? Porca troia, sì! Coleottero fuoco. Oli, qua è fortissimo. Quando lotta sparge scaglie infuocate delle sue 6 ali, creando tutto intorno un mare di fuoco. Come lo chiami? È brutto forte. Brutto. È veramente brutto. Come pro brutto. Come po. Au. Au. Te. C'è scherzi. C'è scherzi. Oh, abbiamo fatto dei progressi oggi, eh. Manco male. Quittiamo da sta zona. Ok, quindi castello fatto. Volevo fare anche un'altra zona, ma mi sa che la lascio per il prossimo episodio. Sì, perché oggi questa doppia cattura del leggendario inaspettato è stato inaspettato. Come esco io, zio? Come esco, frate? Come si esce? Ok, sono un grande. Ok, let's go. Ok, let's fucking go. Ah, e risali così a ste. Ma come è fatto bene. Adesso ho capito la geografia del gioco. Questo è il tumore. Questa è un'altra secondaria da poter fare in realtà. Però vi ho detto, servono altre 4 ramelle, ma vi faccio un elenco di cose che mi sono scritto che devo fare. Ditemi se manca qualcosa. Il cantiere dei sogni, trovare tutti i saggi, catturare Cobalion, Terrakion, Virizion, quelli come si chiamano, battere Camilla, battere la Lega, e poi c'è Morimoto, se si chiama così. Vi ricordate quello che stava in quella città gigantesca, il creatore del gioco? C'è ancora da sconfiggere. E poi che si fa? Che altro si deve fare? Manca qualcosa oltre a questo? Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Se siete arrivati fin qui, appunto, rispondetemi a quella domanda. Se non sapete la risposta, siete comunque arrivati fin qui, commentate scrivendo banana. Noi ci sentiamo alla prossima, che sarà la prossima. Grazie mille a tutti. Questa serie mi fa molto piacere che vi stia piacendo. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'inizio di una nuova incredibile avventura su Bianco 2.